E ora consueto appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Diocesi Informa, la rubrica a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Il notiziario propone in apertura alcuni appuntamenti in programma. La consulta diocesana delle aggregazioni laicali, unitamente ad altre aggregazioni ecclesiali e cittadine, organizza per sabato 10 dicembre la manifestazione Insieme Artigiani di Pace, per chiedere la pace ed esprimere solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre. La manifestazione avrà inizio alle ore 16 con il raduno dei partecipanti in Piazza Municipio a Molfetta. Sabato 10 dicembre, solennità della Beata Vergine Maria di Loreto, regina delle famiglie. La comunità di Santa Teresa in Molfetta promuove le celebrazioni. Sul numero di Luce e Vita il programma completo. Nello stesso pomeriggio a Terlizzi, presso il Centro Sociale Sacro Cuore, si terrà l'incontro per ministranti della città a partire dalle ore 17:30. Dal sangue la vita, domenica 11 dicembre, Avis e Arciconfraternita di Santo Stefano di Molfetta organizzano la giornata della donazione di sangue. L'evento è previsto dalle ore 8 alle ore 12 presso l'autoemeroteca nei pressi della chiesa di Santo Stefano in Corso Dante a Molfetta. Domenica 11 dicembre, presso la parrocchia San Domenico di Giovinazzo, a partire dalle ore 16:30, si terrà l'incontro di formazione e spiritualità per ministri straordinari della comunione. La parrocchia Santa Lucia di Ruvo, dal 10 al 13 dicembre, vivrà il triduo in onore della Santa Siracusana. Sul numero del giornale il programma completo delle celebrazioni. Giovedì 15 dicembre, presso il seminario vescovile in Molfetta, a partire dalle ore 16, avrà luogo il 30° convegno diocesano dell'Apostolato della Preghiera, sul tema Diventare fratelli e sorelle in un tempo di fragilità. Passiamo ora brevemente in rassegna le notizie e gli approfondimenti presenti sul settimanale diocesano Luce e Vita, numero 41 di domenica 11 dicembre 2022. Il giornale in prima pagina condanna ogni violenza esercitata per opprimere i popoli e in particolare condanna la crudele repressione ad opera delle autorità civili e religiose iraniane esercitata su coloro che protestano a seguito della morte di Mahsa Amini, giovane iraniana di origine curda, arrestata e picchiata a morte a Teheran dalla polizia morale a causa di un velo indossato male. A pagina 2, istituito in diocesi l'ufficio per le cause dei santi. Il direttore, Don Pasquale Rubini, ne spiega funzioni e finalità. A pagina 3, la meditazione di avvento proposta da Don Tonino nel 1992, Maria, donna gestante. È deceduto il 1° dicembre il carissimo Don Franco Sancilio, canonico del capitolo cattedrale e già parroco della parrocchia San Domenico in Molfetta. Lo salutiamo e lo ringraziamo anche per il suo impegno nelle comunicazioni sociali e nella redazione di Luce e Vita. Il suo ricordo, grazie alle parole di Damiano D'Elia, amico d'infanzia. Concluso il percorso autunnale Accogliere la vita, promosso dal consultorio diocesano, con circa 12 coppie di genitori. Le risonanze dei partecipanti. Il vescovo Domenico Cornacchia ha istituito la Fondazione Autonoma di Religione per l'Educazione Cristiana attraverso l'arte sacra denominata Fondazione Museo Diocesano, al fine di promuovere una conoscenza attiva e partecipata dei beni culturali ecclesiastici, promuovere iniziative culturali e favorire la diffusione della cultura cristiana, occupandosi anche di altri istituti culturali. Il dibattito sull'editoriale Quando un prete lascia continua a suscitare riflessioni. Questa volta la parola è di un laico. A pagina 7, il Museo Diocesano di Molfetta promuove la conoscenza del patrimonio ecclesiastico diocesano attraverso tesori d'arte sacra, percorsi di conoscenza dal museo al territorio e viceversa.
visite guidate tematiche nelle città di Molfetta, Uvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi, in occasione delle festività natalizie. Gli appuntamenti in programma sul sito diocesano e ai contatti del museo. In ultima pagina, il commento alla parola. Auguriamo a tutti voi una buona lettura.